A tutti, apro i lavori per conto di Formez che ospita questo ciclo di webinar per conto di Agid e do il benvenuto ai numerosi partecipanti, ai nostri relatori che sono cinque, quindi oggi abbiamo un'attenzione particolare sui tempi degli interventi e quindi come avete già letto dal programma comincia Daniela Intravaia, Glenda Gentili, Rosa Maria Barretti, Stelio Pagnotta e Roberto Scano sono i nostri relatori che approfondiranno questo tema, ruolo e funzione del responsabile per la transizione al digitale nell'attuazione del piano triennale. Vi ricordo che ci sono dei materiali che sono sulla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti e per togliere pochissimo tempo vi do di nuovo il benvenuto e lascio la parola alla prima relatrice. In alto noi abbiamo il tempo, quindi vi pregherei di tenere presente i 15 minuti anche per lasciare un po' di tempo per le domande finali che, come vi diceva Stefania, contiamo poi a cui contiamo di rispondere con tutti i relatori in linea. E buon webinar. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Formez per la collaborazione in questa iniziativa che per Agid è molto importante. E già sono stati annunciati i nomi dei colleghi, tutti di Agid saranno relatori oggi insieme a me. Quello di cui vogliamo parlare è del ruolo del responsabile dell'amministrazione, scusate, della trasformazione. Perdonatemi. Del responsabile per la transizione al digitale nell'attuazione di piano triennale. E vogliamo fare questo come avvio di una serie di appuntamenti che ci vedranno insieme, speriamo, non solo da remoto con i webinar, ma anche con incontri dal vivo, e con un'azione che Agid ha rinforzato nell'ultimo periodo, vedo che dicono che non si sente bene. Sì, Daniela, stanno evidenziando l'audio un po' basso, quindi forse se ti avvicini un po' di più al microfono del PC. Così va meglio, o forse è questo il microfono? Credo di sì. Proviamo. Se parlo così va meglio, tanto ecco, come Un po' meglio, sì. magari la prendo poi per ce l'ho di là. Allora, scusatemi, dicevo che vogliamo fare questo percorso insieme. Però qualcuno dice che proprio non mi sente. Mi avvicino al suo microfono, mi sentite meglio? Non si sente. Devo usare la cuffia con il microfono. No, Vado sente, no, bene. ora si sente Si meglio. sente adesso? È già proprio lui. Ok. Allora, perfetto. Scusate per queste piccole défaillance iniziali e veniamo al merito di quello di cui dobbiamo parlare oggi. Dobbiamo parlare del ruolo dei responsabili per la transizione al digitale, una figura prevista dal codice dell'amministrazione digitale, rinforzata e richiamata sotto il presente governo da una circolare del ministro Bongiorno e alla quale noi di Agid annessiamo una notevole importanza. Perché questo? Perché finora, tra le varie cose che sono sicuramente mancate per un'effettiva attuazione dell'agenda digitale nazionale, c'è stata anche la mancanza di una rete tra coloro che hanno lavorato, lavorano al contesto della digitalizzazione del paese. Qui intanto vedete un po' l'agenda, vi presenteremo nel corso di questo incontro anche i percorsi formativi che intendiamo attivare per voi e con voi. E come dicevo, noi approfitteremo anche di questi incontri per cercare di essere il più interattivi possibile con voi, quindi stimolare anche un vostro protagonismo. Però mi dicono che si sente sempre piano. Se qualcuno prende magari una cuffia sulla tua, così rimediamo. Allora,
E proprio per essere più interattivi, anche durante questo incontro verranno lanciati dei piccoli sondaggi, domande molto semplici che chiederanno lo stato dell'arte sull'attuazione dell'istituzione, intanto, della figura e del suo ufficio. Intanto ci stiamo attrezzando per prendere una cuffia così forse sentirete meglio. E, come vi dicevo, noi abbiamo davanti una platea molto vasta di pubbliche amministrazioni che sono le destinatarie dell'azione di Agid e che sono ben 22.700. Questa è la stima delle... Scusate, metto la cuffia, vediamo se migliora. Mi sente meglio ora? Ad alzare il volume. Così va meglio? Ok, va bene. Scusate, di questo. Come dicevo, la platea delle amministrazioni che ha davanti Agid è molto ampia, ovviamente. Noi le abbiamo stimate in 22.700, che sono quelle iscritte al nodo di curazione elettronica. Poi però quelle che erogano effettivamente servizi al cittadino o all'impresa sono un numero più ridotto. E quelle che calcoliamo essere, come dire, i nostri interlocutori più diretti, cioè amministrazioni centrali e territoriali come regioni, città metropolitane e comuni capoluogo, sono alla fine nell'ordine di 150. Tuttavia il legislatore ha opportunamente richiamato l'attenzione di tutte le amministrazioni sul fatto che occorre andare verso un concetto di innovazione che non sia meramente tecnologica, ma sia da intendere nel senso dell'innovazione tout court, cioè un concetto più ampio che coinvolga anche la cultura delle amministrazioni e magari la valorizzi, perché mi permetto di dire da dipendente pubblico da tanti anni, noi abbiamo tanto sapere e tanto servizio che diamo quotidianamente che soltanto a volte non riusciamo magari a fare conoscere o a rendere fruibile dai nostri interlocutori finali, che come dice questa slide sono cittadini e imprese. Dei compiti principali di Agid, che vedete sintetizzati, mi soffermo soltanto su quelli che secondo noi devono coinvolgere sempre di più gli RTD, perché il coordinamento informatico non c'è dubbio che, almeno allo stato dell'arte, poi vedremo che ruolo ci affiderà il nuovo ministro, se lo ridimensionerà o lo valorizzerà, ora non possiamo saperlo, ma sicuramente il coordinamento informatico dei progetti di agenda digitale delle amministrazioni centrali e locali deve vedere sempre più una cooperazione e un coprotagonismo degli RTD, che appunto rappresentate le amministrazioni possono dare un proprio contributo molto importante. La questione delle regole tecniche, indubbiamente, al momento almeno, è una competenza di Agid, però vedo che ancora l'audio viene entrato come pessimo. Io non so cosa dire perché più che mettere la cuffia non so. E cercherò di essere il più veloce possibile. Come vi dicevo, sulle regole tecniche la competenza è nostra, però non c'è dubbio che gli RTD possano svolgere un ruolo importante, innanzitutto per quanto riguarda la diffusione della conoscenza delle regole tecniche, la loro applicazione e anche la loro diffusione, ma poi anche magari nella progettazione, nel co-disegno delle future regole tecniche. Quando lanciamo le consultazioni sarebbe opportuno avere i vostri feedback. Non mi soffermo sul tema della sicurezza, è evidente che lì ci deve essere una collaborazione continua tra il CESPA e noi e voi, e tutte le amministrazioni nel loro complesso. Sicuramente la redazione del piano triennale è un'altra competenza di Agid sulla quale sempre più stiamo stimolando una
il vostro intervento operativo. E infine, uno dei temi che tratteremo anche oggi più diffusamente, in particolare con Rosa Barrese e con Stelio Pagnotta, le iniziative per la formazione in tema di digitale, che da una parte devono riguardare i nostri utenti finali, quindi tema dell'attualizzazione dei cittadini e delle imprese rispetto al buon utilizzo, al miglior utilizzo degli strumenti digitali. E poi anche gli stessi RT, noi auspichiamo che cresca sempre più nella loro capacità di essere i leader. E di questo parlerà Roberto Scano raccontandovi qualche dettaglio delle linee guida sulle credenze digitali. Delle azioni di piano triennale, qui non so se riusciate a vedere bene perché un fondo che era blu è diventato nero in questa slide, comunque di sicuro quello che intendiamo promuovere è un'azione più complessiva, più coordinata per il change management o per dirla nella nostra lingua, un cambiamento organizzativo che ci veda protagonisti insieme ai cittadini e alle imprese come destinatari dei nostri servizi. Mettere al centro proprio la vostra figura, la figura dei responsabili della transizione al digitale, per noi vuol dire appunto risvegliare un maggior protagonismo di tante amministrazioni che hanno in casa ottime pratiche e che però magari stentano a farle conoscere, a diffonderle, e questo richiede, se volete, anche un po' di orgoglio da parte di tutti voi, perché attraverso la piattaforma che stiamo allestendo per facilitare la condivisione della conoscenza dei rispettivi progetti, noi cercheremo di fare in modo che queste buone pratiche circolino meglio. E naturalmente un pizzico di umiltà, perché magari dalle buone pratiche degli altri possiamo trovare pure qualcosa da sussumere nei nostri contesti. Agid, nel frattempo, in quest'ultimo anno e mezzo, che cosa ha fatto? Ha cercato di raggiungere una maggiore prossimità con le amministrazioni. Ha cominciato a farlo di più e meglio, mi sento di dire, con il territorio, regioni, e in parte abbiamo cominciato anche con i comuni, almeno delle città metro. Però adesso stiamo per avvicinarci con un incontro dedicato che si terrà a breve ai ministeri, quindi le principali amministrazioni centrali, e mano a mano cercheremo di raggiungere, non dico tutti, ma almeno quelle 150 amministrazioni chiave per il cambiamento. Ecco, vorrei richiamare un'azione nella quale molte amministrazioni sono già state coinvolte, perché la ritengo un ottimo paradigma per fare capire qual è un po' la visione nostra al momento. Noi non pensiamo che ci sia da insegnarvi nulla, nel senso che ogni amministrazione conosce bene se stessa, conosce i propri utenti, conosce le proprie criticità e i punti forza. Sa quali sono le difficoltà nell'individuazione, per esempio, dei centri di spesa dai quali poter attivare poi i servizi digitali, sa dove effettivamente poter magari tagliare spese e via dicendo. Però quello che possiamo fare è fare in modo di andare verso il miglioramento della qualità di questi servizi digitali, sfruttando anche quelle obbligatorietà che a volte ci sembrano cadere un po' dal lato e aggiungersi alla congerie di obbligazioni e doveri che ci derivano per esempio da tanti diversi contesti normativi, dalla protezione dei dati personali ai doveri per la trasparenza anticorruzione. Ecco, il caso di Single Digital Gateway è un elemento che fa capire come adeguarsi a un regolamento europeo recentissimo e un lavoro che tra l'altro non è nella nostra titolarità, ma soprattutto del Dipartimento Politiche Europee, dove Agid fa solo da braccio tecnico per questa azione, significa poter incrementare la qualità dei propri servizi attraverso un approfondimento di quelle che sono le attuali informazioni o procedure o servizi di assistenza resi disponibili ai rispettivi utenti.
Ecco, tutto questo lavoro che vede un fortissimo impegno in questo momento del Dipartimento che ho già citato insieme all'Agid, ma insieme appunto già a tutte le amministrazioni centrali e locali coinvolte, comporterà sicuramente uno scatto di qualità che ci permetterà, io su questo sono fiduciosa anche come responsabile dell'azione internazionale di Agid, ci permetterà di scavalcare quelle basse posizioni che purtroppo al momento ancora abbiamo nelle qualifiche e nelle graduatorie europee, sia il cosiddetto DESI, Digital Economy and Society Index, sia il cosiddetto benchmark. Abituarci a vedere tutti questi nuovi aspetti di, come posso dire, complessi di nuovi obblighi, attuazione di regolamenti europei, indirizzi che ci vengono anche da contesti internazionali più ampi, come per esempio l'OCSE, potrebbe condurci finalmente alla realizzazione di un'agenda digitale italiana in buon collegamento con le agende degli altri paesi. A questo riguardo un ultimo spot vorrei fare per il nodo EIS. Contrariamente a quello che si pensa, l'Italia non è sempre l'ultima arrivata e per esempio, scusate, ma vedo che ancora alcuni si lamentano di non vedere o non sentire. Io non so cosa fare, mi dispiace moltissimo di questa defaillance perché quando ci siamo esercitati tutto funzionava. E, comunque, stavo dicendo e chiudo su questo, passando poi la parola a Glenda Gentili che vi parlerà delle nostre prime iniziative sull'attivazione della Conferenza Nazionale degli RTD fin qui compiute, rese disponibili da Agid. Vi dicevo, l'adesione per esempio al nodo EIDAS e l'adozione di SPID già permettono ai cittadini italiani e ai cittadini di altri 15 paesi europei che si trovassero qui in Italia di fruire dei rispettivi servizi. Vale a dire che c'è una sorta di mutuo riconoscimento delle rispettive credenziali di autenticazione nazionale. Quindi da noi SPID e CIE che sono già stati notificati alla Commissione europea ai sensi del regolamento EIDAS del 2014 e analogamente i cittadini di questi paesi che hanno già aderito, ma presto sicuramente ci saranno tutti i 28 paesi. Considerate che anche UK, anche Regno Unito fa parte dei primi 14 insieme a noi, come la Svezia, la Spagna, la Polonia e tanti altri. Ecco, i nostri cittadini che per esempio risiedono a Londra possono con SPID richiedere un certificato di residenza nelle città del Regno Unito, reciproco per cittadini di questi altri 13 paesi che eventualmente si trovassero qui oppure che avessero bisogno di nostri servizi pubblici mentre si trovano per studio, turismo o per altri motivi. Io mi fermo su questo, vi ringrazio per l'attenzione e passo a Gleila. Buon pomeriggio, provo a disattivare l'altro microfono. Vediamo se così è meglio. Ok, scusatemi, avevo disattivato il microfono generale, ma non attivato eventualmente, evidentemente la cuffia. E, appunto, mi ripresento, sono Glenda Gentili, del Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne di Agid e insieme ai colleghi dell'ufficio, fra le altre cose, ci occupiamo anche della rete RTD e della conferenza RTD di cui vi parlo brevemente oggi pomeriggio. A quanto siamo arrivati con le nomine degli RTD? Secondo i dati IPA, il 23 ottobre, abbiamo superato abbondantemente il numero dei 5.000 responsabili per la transizione al digitale.
Come potete vedere dall'andamento del grafico, negli ultimi 12 mesi e poco più, l'andamento è stato, diciamo, in un continuo crescendo, in particolare in occasione anche delle due conferenze che abbiamo tenuto nel 2019 e anche dopo la circolare del ministro Bongiorno dello scorso ottobre, il numero appunto di RTD è aumentato, secondo appunto la fonte IPA, che è l'indice della pubblica amministrazione, dove vi ricordo che tutte le amministrazioni devono indicare appunto i riferimenti del proprio ufficio per la transizione al digitale e della persona appunto di riferimento. Per cui parliamo appunto di oltre 5.112 RTD con un aumento di oltre 2.000 nomine per un più 74%. Se guardiamo poi anche ad alcuni settori della pubblica amministrazione come ministeri, università, città metropolitane, regione e province, possiamo vedere che insomma le percentuali di nomine sono alquanto elevate. Che cosa stiamo facendo per gli RTD? Ovviamente, data l'importanza di questa figura, non poteva non essere compreso nel piano triennale una serie di attività, proprio destinate al responsabile per la transizione digitale. Nello specifico parliamo delle linee d'azione 82 e 83, appunto di costituzione della rete e delle iniziative per la rete. Agid, infatti, fra le altre, ha anche proprio il compito di creare un gruppo di lavoro permanente partendo dagli RTD delle PA centrali, regioni, città metropolitane e comuni capoluogo per supportare le amministrazioni e attuare gli obiettivi di transizione al digitale previsti appunto dal piano triennale. Pertanto l'obiettivo è quello di evidenziare e condividere fabbisogni, esperienze e criticità, supportare ovviamente gli RTD attraverso riunioni periodiche, tavoli di lavoro specifici, anche azioni di formazione come quella che stiamo appunto mettendo in campo. La conferenza permanente degli RTD è, diciamo, uno strumento che Agid ha istituito proprio per creare un rapporto sinergico con i responsabili di transizione digitale, per supportarli quindi nella loro funzione di attuazione anche degli obiettivi dell'agenda digitale. E la conferenza ha appunto un duplice scopo, quindi quello di approfondire attività e temi decisivi nel processo di trasformazione digitale, nonché mettere a fatto comune modelli e strumenti di lavoro, quindi creare il più possibile una condivisione che sia insomma di supporto alle amministrazioni e agli RTD. Quindi sostanzialmente la conferenza cerca di creare un raccordo degli RTD, nonché anche un canale di interlocuzione fra le amministrazioni e gli RTD insieme ad Agid. Cosa è stato fatto appunto fino ad oggi? Sono state tenute due conferenze. La prima conferenza, il 13 febbraio 2019, alla presenza dell'allora ministro della Pubblica Amministrazione, è stata, diciamo, l'occasione di insediamento della conferenza, a cui hanno partecipato oltre 100 pubbliche amministrazioni e circa 60, di cui, diciamo, erano presenti circa 60 RTD. Nell'ambito, diciamo, di questa prima conferenza, appunto, di presentazione anche degli obiettivi e degli strumenti che Agid sta mettendo a disposizione, si è parlato anche del tema della formazione, che è appunto fondamentale, nonché di tutto il lavoro di affiancamento alle PA locali che Agid sta portando avanti ormai da molti mesi, grazie anche agli accordi regionali che appunto sono stati firmati e che continueranno ad essere firmati con le regioni, nonché anche di leve e metodo di misurazione, diciamo, anche di digitalizzazione e quindi anche della performance legata proprio agli obiettivi della digitalizzazione. La seconda conferenza si è tenuta invece il 15 maggio in occasione, del Forum PA, quindi di un importante evento dedicato alle pubbliche amministrazioni, e si è, diciamo, composta di due momenti, per cui diciamo, è stata un'intera giornata proprio di lavori dedicata agli RTD. In un primo momento, durante la mattina, è stata una sessione plenaria e un secondo momento più operativo è stato quello appunto costituito dai tavoli di lavoro tematici.
Alla sessione plenaria hanno preso parte oltre 200 partecipanti, quindi esponenti delle pubbliche amministrazioni e RTD, e la sessione è stata fondamentalmente incentrata sulle tematiche del piano triennale, sulle principali novità che sono state inserite dal piano, sul tema del cloud come nuovo modello strategico, appunto, il supporto della PA nell'attuazione del piano triennale. Un passaggio è stato fatto sul project management, quindi su PM Square, che è una metodologia utilizzata dalla Commissione europea appunto di project management, e sull'assetto che Agid intende dare alla conferenza RTD, quindi anche agli obiettivi che ci siamo posti, in particolare sull'assetto dinamico appunto della conferenza, dove noi per assetto dinamico intendiamo una conferenza che possa variare a seconda dei temi trattati, quindi che vada, diciamo, a cercare anche i referenti più diciamo, adatti per ogni singolo tema, cercando ovviamente di non escludere nessuna tipologia di pubblica amministrazione, ma anche cercando di fare degli incontri che siano oggettivamente operativi e quindi anche utili alle amministrazioni. Il pomeriggio è stato appunto incentrato su sei tavoli di lavoro. Anch'essi hanno preso, diciamo, quale oggetto di dibattito alcuni importanti temi del piano triennale, quindi andando appunto dal principio One Solly al riuso, al tema della cyber security, della diffusione dei servizi digitali, della performance e del tema delle competenze. I tavoli hanno cercato appunto di avere un taglio molto operativo, hanno visto diciamo, il coordinamento di Agid e della CRUI, della conferenza dei rettori, con la quale appunto Agid ha un protocollo di collaborazione. Quindi ogni singolo tavolo ha visto la partecipazione di circa 20 amministrazioni che hanno dibattuto sui temi che abbiamo visto, cercando di condividere le proprie best practice, le proprie buone pratiche, appunto, ma anche evidenziare quali possono essere state le criticità o anche dare suggerimenti e cercare di dettare una serie anche di futuri passi da compiere. Alla fine del dibattito di circa 2 ore di ogni tavolo di lavoro, un reporter per ogni tavolo ha riportato, diciamo, in plenaria quelle che appunto erano state le risultanze di ogni singolo tavolo e quindi quali erano, insomma, i temi che erano stati affrontati. Quali sono ora i prossimi passi? Proprio partendo dalle tematiche dei tavoli di lavoro, diciamo, si sta programmando una serie di incontri che andranno ad approfondire appunto verticalmente i singoli temi. Il prossimo appuntamento è previsto per il 6 novembre, un incontro destinato alle PA centrali sul tema di diffusione servizi digitali, che era stato appunto il tema del tavolo 5. È un incontro che appunto mirerà a sviscerare questo tema, l'utilizzo di SPID per i servizi, presentare anche una serie di buone pratiche da parte di amministrazioni che hanno, diciamo, che hanno maggiormente anche implementato i propri servizi digitali con l'utilizzo di SPID, presentare dei progetti e delle iniziative di Agid, presentare anche una piattaforma collaborativa per RTD che vuole essere uno strumento di supporto appunto agli RTD, dove andremo a diciamo, presentare, a mettere una serie di materiali, per esempio le nostre sessioni di formazione, ma anche le linee guida. Insomma, cercheremo di fare in modo che sia uno strumento di supporto veramente concreto per le amministrazioni e per gli RTD. Ovviamente poi a questo incontro ne seguiranno altri appunto tematizzati sui vari temi dei tavoli di lavoro. Un ultimo passaggio riguarda, diciamo, quello che ad oggi può essere utile per le amministrazioni, in particolare per
per l'RTD. Sul sito Agid abbiamo una pagina dedicata al responsabile per la transizione al digitale, dove sono elencati i compiti, alcune FAQ e dove c'è appunto anche un'area di formazione dove man mano andremo a caricare ovviamente i materiali che saranno utilizzati nel corso dei futuri webinar. E infine, per avere una panoramica di quello che è il numero delle nomine, nonché insomma l'andamento mensile delle nomine degli RTD, vi ricordo Avanzamento Trasformazione Digitale, dove appunto fra i vari progetti c'è anche una pagina dedicata proprio ai responsabili per la transizione digitale, dove trovate tutti i numeri relativi alle nomine. Io ho finito e vi ringrazio. Passo la parola a Rosa Barrese. Buonasera, grazie Glenda, buonasera a tutti. Io vorrei a questo punto entrare proprio sul tema della formazione. Diceva giustamente Daniela Intravaia, noi non dobbiamo insegnarvi niente, forse siete voi che dovete insegnare a noi a lavorare insieme, dobbiamo mettere insieme appunto i contenuti di una formazione, di un aggiornamento che non riguarda solo i responsabili della transizione al digitale, ma che riguarda tutta la pubblica amministrazione. Sapete, il nostro... Mi fai un controllo? Siamo? Mi sono persa lo schermo, però parlo lo stesso, vedete me. Stefania, poi sì. Ok. Forse ricorderete questo schema è quello che noi utilizziamo e al quale facciamo riferimento quando parliamo delle competenze digitali. Per noi le competenze digitali ovviamente sono un aspetto fondamentale per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Tra l'altro ovunque vedete un dibattito sul tema, cioè tutti dicono che è necessario sviluppare delle competenze digitali sia nei cittadini che nella pubblica amministrazione, quindi se ne parla sempre, facciamolo in primo luogo noi. E vedete, la parte che io ho selezionato in rosso è proprio quello che è il nostro ruolo, che è il ruolo dei responsabili della transizione al digitale, e cioè lavorare sul tema della leadership, che è una delle grandi aree di competenze digitali alle quali noi facciamo riferimento. E attraverso il lavoro dei responsabili della transizione al digitale potremo anche aumentare all'interno della pubblica amministrazione le competenze specialistiche e di base. Ma questo lavoro, naturalmente, come dicevo, è in capo ai responsabili della transizione al digitale e noi siamo con voi per lavorare insieme. In realtà, la pubblica amministrazione nel suo complesso, io scrivo, progetta ed eroga molti interventi di formazione sui temi del digitale, anche se questa attività non viene sufficientemente evidenziata. Quando sul piano triennale abbiamo messo sulla linea di azione 87, che è quella che riguarda le competenze di base, le competenze specialistiche, abbiamo messo come nostro obiettivo quello di raggiungere nel triennio, quindi entro il 2021, raggiungere l'obiettivo di realizzare 50, almeno 50 corsi specifici. Era un obiettivo minimale. Abbiamo fatto un conto prima dell'estate,
tra Formez e Scuola Nazionale dell'Amministrazione erano stati già realizzati 43 interventi complessi. Che cosa vuol dire questo? E quindi ci siamo limitati a due grandi organizzazioni formative, ma certamente non abbiamo colto quello che, per esempio, viene realizzato dalle regioni, addirittura che viene realizzato da noi stessi come AGID. Quindi noi non sappiamo, secondo me, valorizzare ed evidenziare le nostre capacità di formazione. Guardate, io ho messo qua una serie di esempi. Per esempio, abbiamo la scuola umbra dell'amministrazione pubblica. Abbiamo la regione Emilia-Romagna col famosissimo pane internet di cui abbiamo già accennato. E abbiamo la regione Calabria. Abbiamo l'importante progetto di funzione pubblica, che è quello sulle competenze digitali per la PA, il quale c'è stato un grande sforzo anche degli amici di Formez per lavorare e definire anche un syllabus. Io consiglio a tutte le amministrazioni di andare a guardare questo syllabus, perché è fatto molto bene ed è una cosa molto interessante. Abbiamo naturalmente le iniziative della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e abbiamo queste iniziative in cui siamo, del Formez, di cui siamo ospiti noi. E quindi, dicevo, ci sono tanti percorsi formativi e abbiamo seminari, incontri, webinar, cicli webinar, MOOC. Però qual è? Allora, da una parte non sappiamo forse pubblicizzarle, non sappiamo condividerle. E poi c'è un altro punto forse debole, un altro punto su cui vale la pena riflettere. E cioè, tutte queste iniziative sono delle iniziative che rispondono ad esigenze importanti, ma poche. Importanti, fa bisogni importanti formativi, ma poche mirano a formare delle specifiche figure professionali. Ve ne parlerà in seguito e ne parleremo in seguito nei prossimi mesi, tanto anche con Roberto Scano, che è uno dei relatori che seguirà questo mio intervento. A me piacerebbe che voi stessi ci diceste la vostra opinione, cioè secondo voi quali sono i motivi per cui questa formazione, questa tanta formazione che viene erogata dalla pubblica amministrazione, non viene condivisa, non viene pubblicizzata, non se ne vedono gli effetti. Le riflessioni che noi abbiamo fatto, senza generalizzare, quindi ho scritto non generalizzare perché è importante, è che appunto da una parte le iniziative di formazione sono poco condivise, quindi c'è in generale nella pubblica amministrazione una scarsa conoscenza di iniziative di formazione. Iniziative di formazione che possono essere messe a disposizione di altri, come stiamo facendo adesso, cioè un webinar viene registrato e poi chi vuole se lo dà a vedere. E c'è un tema molto più delicato, che è invece quello delle figure professionali, dei profili professionali e anche della certificazione dei profili professionali ICT. Su questo tema, appunto, dicevo, io poi darei la parola e rimanderei la discussione con Roberto Scano, che è un esperto in questo settore. E poi c'è un altro tema, un altro motivo, che è un po' colpa nostra della pubblica amministrazione, cioè spesso esplicitiamo dei fabbisogni che non sempre sono correlati ai processi dell'organizzazione, quindi le figure professionali di cui esprimiamo il fabbisogno poi non corrispondono effettivamente al processo lavorativo per cui servono. E poi questo, l'ultimo tema per me è quello che riguarda specificamente il responsabile della transizione al digitale. È difficile definire il profilo del responsabile perché ha competenze afferenti a più domini, quindi sono domini di project management, sono domini informatica e così via. Quindi su questo vale la pena che noi insieme, che noi tutti, facciamo una riflessione, proprio per capire quali sono e se ci sono appunto dei fabbisogni formativi. Cosa dobbiamo fare noi? Noi vi aiutiamo, noi siamo a darvi tutto l'aiuto che possiamo darvi. Voi RTD, potrete raccogliere
dai vostri uffici e dalla pubblica amministrazione alla quale appartenete le esigenze di formazione, potete comunicarle, potete, e insieme possiamo costruire dei percorsi formativi da mettere a disposizione di tutti, con naturalmente delle ricadute importanti sui cittadini, perché quanto più matura digitalmente la pubblica amministrazione, tanto più i cittadini impareranno a lavorare col digitale e impareranno a interagire col digitale e a richiedere sempre più dei servizi sempre più efficienti alla pubblica amministrazione in un circolo virtuoso. Ora io passo la parola direttamente a Stelio Pagnotta, che invece vi parlerà specificamente delle nostre proposte di formazione. Salve a tutti, buongiorno. Io sono Stelio Pagnotta e, come diceva Rosa, proverò ad approfondire soprattutto il tema della formazione con riferimento al piano triennale nell'informatica, per l'informatica nella pubblica amministrazione. In effetti, volevo partire da un presupposto. Nel momento in cui ci siamo ritrovati a fare l'aggiornamento dell'attuale versione del piano triennale, quindi quella che copre il triennio 2019-2021, ci siamo resi conto che nella precedente edizione il tema della formazione era trattato anche in maniera piuttosto specifica, ma non in maniera organica. Quindi diciamo che sostanzialmente per ciascun asset, ciascuna parte trattata dal piano triennale, si faceva riferimento ad iniziative di formazione, ma non in maniera organica. Lo sforzo che abbiamo provato a fare all'interno di questa edizione del piano triennale è stata quella di provare a ricondurre il tema della formazione all'interno di un contenitore organico, che è prevalentemente il capitolo 10 del piano come riferimento, all'interno del quale abbiamo introdotto uno specifico paragrafo, che è quello appunto relativo al rafforzamento delle competenze digitali. Paragrafo che prevedeva chiaramente degli output a carico nostro, come la realizzazione di linee guida su diversi temi afferenti le competenze digitali, di cui poi, come ha detto Rosa, vi parlerà nello specifico Roberto Scano, e prevedeva poi all'interno di alcune linee d'azione specifiche attività di formazione. Da un lato attività di formazione che erano rivolte, di formazione anche di base, rivolte ai dipendenti pubblici della pubblica amministrazione, e che, come diceva Rosa, che sarebbero state erogate nel triennio 2019-2021. Ci eravamo dati un obiettivo piuttosto, se vogliamo, non particolarmente alto, e come diceva Rosa ci siamo resi conto che già praticamente ad un anno dalla pubblicazione del piano triennale, a 6 mesi mi dicono dalla pubblicazione del piano triennale, abbiamo già quasi raggiunto quell'output. Naturalmente quindi lo sforzo che dovremo fare da questo punto di vista è quello di mettere a sistema queste attività. Mettere a sistema in che modo? Sia attraverso azioni coordinate con il Formez, con la SNA, anche attraverso come il protocollo d'intesa con la CRUI, che è stato menzionato nei precedenti interventi, e che speriamo porterà ad iniziative strutturate di formazione. Accanto a queste attività c'è poi un percorso di formazione specifico per RTD, che, se vogliamo, in qualche modo è intesa come formazione di carattere specialistico, che parte oggi con questo primo corso, con questo primo ciclo di formazione, ma che chiaramente avrà sviluppi in futuro. Accanto a queste attività di formazione in senso stretto, mi faceva piacere sottolineare anche una serie di linee di azione che sono contenute sempre all'interno del capitolo 10 e che fanno riferimento a specifiche iniziative verso cittadini, pubbliche amministrazioni ed imprese. Come dicevo, non si tratta di attività di formazione in senso stretto, ma, se vogliamo, in qualche modo si tratta di attività di disseminazione, che hanno però una ricaduta diretta anche sui cittadini. Pensiamo alla figura del difensore civico per il digitale, che chiaramente permette ai cittadini di avere un'interazione costante con Agid e in qualche modo con la pubblica amministrazione di riferimento. E tra l'altro, una delle attività
prevista all'interno del piano triennale per quanto riguarda il difensore civico per il digitale, è quello legato alla redazione di una guida di diritti di cittadinanza digitale, che possa in qualche modo andare a specificare quelli che sono i diritti di cittadinanza previsti dal CAD. Pensiamo al diritto a poter usufruire dei pagamenti elettronici o al diritto a poter avere accesso ai servizi online, attraverso anche la specificazione di casi pratici e concreti. All'interno del capitolo 10, poi, sempre per quanto riguarda nello specifico la figura dell'RTD, cioè, diciamo, ha approfondito bene il tema Glenda, vado soltanto a specificare che chiaramente una delle attività legate alla costituzione della rete è quella anche di creare iniziative di formazione condivise, come previsto dalle linee d'azione 82 e 83. Iniziative di formazione che da un lato la rete stessa andrà ad individuare, quindi in qualche modo siamo noi a chiedere un supporto e un confronto con i responsabili per la transizione al digitale per poter arrivare a creare delle iniziative di formazione che siano realmente basate sulle esigenze di chi poi nelle pubbliche amministrazioni ci lavora e che magari a volte anche molto meglio di noi conosce qual è la situazione del proprio ente e i bisogni del proprio ente. Dall'altro, invece, abbiamo avviato questo percorso di formazione a supporto dei responsabili, che come vi è stato detto, inizia oggi e con questo webinar introduttivo e andrà poi fino al 17 dicembre, attraverso con 7 webinar che si terranno ogni martedì dalle 15 alle 16:30 e con 3 incontri in presenza, 2 nel mese di novembre e 1 nel mese di dicembre, su tutta una serie di temi che riteniamo particolarmente rilevanti sulla base del piano triennale. In questa, vabbè, gli obiettivi li ho più o meno sviscerati parlando. Come dicevo, per quanto riguarda i temi che saranno trattati nel primo ciclo di formazione, sarà trattato il tema della gestione e della conservazione documentale, sarà trattato il tema del riuso del software, sarà approfondito il tema dell'usabilità e dell'accessibilità dei servizi digitali. Proveremo ad approfondire anche il tema della riqualificazione della spesa ICT, e quello della comunicazione dei servizi digitali. In questa slide vi riporto l'area dedicata, del sito, appunto dedicata alla formazione, in cui trovate tutti gli appuntamenti dal prossimo martedì. Si tratterà, come dicevo, di appuntamenti tecnici che saranno tenuti dai colleghi, dagli esperti di Agid su ciascuna materia. E tra l'altro rubo un altro minuto per segnalarvi che è online il calendario del prossimo evento. Magari poi Stefania vi lascerà sicuramente il link di riferimento. E passo quindi la parola a Roberto Scano, che tratterà più nello specifico il tema delle competenze di leadership per il responsabile della transizione al digitale. Perfetto, Stelio, grazie mille. Presumo adesso mi sentite bene. La voce è bella squillante, il microfono mi dice che funziona, quindi siamo a posto. Grazie per questa opportunità di parlare di questo tema. Già i colleghi in precedenza hanno accennato che il concetto dell'RTD tendenzialmente è una figura che deve avere delle competenze di leadership in ambito digitale. Nel mio modo di vedere, ma anche di molti colleghi, l'RTD tendenzialmente non deve essere il tuttologo, non deve saper far tutto, deve essere la persona che coordina altre figure con specializzazioni. Sempre per il concetto per cui nessuno che dice di essere bravo a far tutto sa bene tutto. L'RTD deve avere conoscenza un po' di tutto, conoscenza soprattutto della macchina amministrativa, organizzativa dell'amministrazione, deve avere conoscenze digitali, deve capire di cosa si parla per poter intervenire e deve soprattutto, lo dice chiaramente anche il CAD, avere un ruolo poi di coordinamento con gli altri colleghi in amministrazione, perché ricordiamoci che
gli altri dirigenti sono colleghi con cui deve lavorare assieme per garantire il tema. Prima di iniziare vi faccio un esempio. Chi mi conosce sa mi occupo del tema dell'accessibilità. L'accessibilità è un argomento trasversale di cui l'RTD, per legge, articolo 17 del CAD, ha competenza. Quindi non deve essere l'RTD il super esperto tecnico di accessibilità, ma deve essere una persona con un ruolo dirigenziale in grado di poter definire cosa acquistare, come acquistare, di parlare con i colleghi che si occupano del documentale, dare indicazioni su come lavorare nel modo corretto. Quindi coordinare attività garantendo la digitalizzazione fatta nel modo corretto. Garantire anche, come si diceva prima, le attività di formazione del personale, coordinare le attività di riqualificazione del personale, perché non possiamo garantire una digitalizzazione se anche il personale stesso non è in grado di pensare in digitale. Quindi parliamo proprio di una persona che sia in grado di riorganizzare la mentalità digitale della pubblica amministrazione, o dove non sia ancora stata avviata, crei la mentalità digitale. Crei quel passaggio dall'analogico al vero digitale. Nell'ottica, quindi, chi è l'e-leader? È una figura che tendenzialmente quindi conosce, sa usare al meglio le tecnologie digitali, non essendone però il padrone totale in ambito gestionale. È la persona che può dialogare con gli altri dirigenti, con le altre figure, con i tecnici, può capire di cosa si sta parlando e può quindi capire e indirizzare al meglio le attività dell'organizzazione. Chiaramente si intersecano queste con le competenze trasversali. Il leader, non il capo, il leader è la persona che è in grado di guidare un team, di coordinare un team, di valorizzare le competenze, gli skill, di indicare quali siano le azioni migliori, di coordinare le altre persone in attività lavorative per l'obiettivo comune del miglioramento della qualità dell'erogazione dell'informazione e dei servizi. E quindi è una persona che, conoscendo poi tra l'altro, questa è una competenza da avere, conoscendo bene il piano triennale e le attività che deve svolgere, deve essere in grado di concretizzare i progetti dedicati all'innovazione. Quindi è una persona che comunque deve avere una visione. Se andiamo tra l'altro a leggere il CAD, articolo 17, l'1 ter dice che il responsabile di questo ufficio, scusate se mi giro, ma ce l'ho qui in parte il testo, è dotato di adeguate competenze tecnologiche di informatica giuridica e manageriali e risponde con riferimento ai compiti relativi alla transizione alle modalità digitali direttamente all'organo di vertice politico. Quindi è una figura apicale che deve coordinare altre persone con specifiche competenze. Quando mi si dice, ah ma dentro l'amministrazione non abbiamo ancora l'RTD, attenzione perché l'RTD deve fare anche degli adempimenti. Se avete seguito ultimamente le pubblicazioni nel sito Agid, avete visto in consultazione pubblica, sempre sul tema dell'accessibilità, le linee guida relative agli obblighi di pubblicare una dichiarazione di accessibilità. Quella deve essere fatta dall'RTD. Solo l'RTD ha accesso alla pubblicazione. Quindi l'RTD significa anche persona che ha delle responsabilità di seguire anche degli adempimenti. Per quello è importante che in amministrazione venga nominato questo RTD e che, ove possibile, si doti di uno staff di persone con competenze verticali in determinati settori. Quindi Agid cosa ha fatto? Già Rosa e gli altri colleghi hanno anticipato, noi abbiamo delle attività su competenze digitali che spaziano dalle indicazioni per il cittadino, dagli skill verticali per gli esperti ICT, alle linee guida di leadership. Trovate tutto nel sito Agid, trovate tutti poi i riferimenti all'interno delle slide e dei link che ho visto pubblicati anche all'interno della pagina degli eventi di Formez, degli approfondimenti su ciò che abbiamo definito linee guida di leadership, che sono delle indicazioni per verificare quali sono le necessità in ambito di leadership e quali sono le azioni che un leader, nel nostro caso l'RTD, può attivare per garantire un miglioramento, diciamo, della conoscenza tecnologica da parte dei dipendenti e quindi un lavoro realmente più digitale. Quali sono quindi i possibili rapporti tra le linee guida che abbiamo scritto e la figura dell'RTD? Chiaramente le leader deve avere cinque macro caratteristiche. Le conoscenze digitali, se non ha cultura digitale, se non vive pensando in digitale, non è un buon e-leader. Quindi de deve eventualmente riqualificarsi per avere questo tipo di conoscenze e ambito culturale. Come dico sempre, come usiamo il digitale nella vita di ogni giorno, possiamo usarlo tranquillamente anche in pubblica amministrazione. Non è una controindicazione, anzi è un qualcosa di positivo per dare anche al cittadino servizi e informazioni come quelle che noi pretendiamo nel mondo diverso dalla pubblica amministrazione. I soft skill, quindi le competenze di comunicazione, deve essere in grado di parlare con tutti in un linguaggio comprensibile a tutti. Non deve essere quindi, come dicevo prima, un ultra tecnico specializzato che parla con altri colleghi, con
come se gli stessi potessero avere la medesima cognizione e competenza. Deve essere in grado di motivarli, di capire con chi sta parlando e quindi adattare il linguaggio, la comunicazione alla determinata figura con cui sta interagendo. Leadership organizzativa. È chiaro che deve essere lui a guidare il cambiamento, deve essere lui, conoscendo il piano triennale, conoscendo le varie linee guida, i vari documenti, le varie indicazioni, a dare indicazioni ai colleghi su come muoversi nel modo corretto. Perché spesso il problema di mancata comunicazione, di mancato leader che ti dà queste informazioni, è che ogni singolo dirigente, ogni singola persona che si occupa di procedure all'interno dell'amministrazione si sente un po' lasciato solo, va lui in cerca delle informazioni, cerca in rete, come un po' noi quando cerchiamo qualcosa usiamo motori di ricerca, andiamo nel sito di AGI, andiamo nelle varie risorse. Le leader deve essere quello che comunque aiuta l'amministrazione a crescere in digitale. Il contesto della PA è chiaramente deve conoscere la pubblica amministrazione. Non può essere, come sentivo in alcuni casi, nomino un consulente esterno che fa l'RTD. L'RTD deve essere una persona interna all'amministrazione, deve conoscerla bene. Deve essere una persona che vive l'amministrazione, non può essere una persona che apporta soltanto delle sue conoscenze tecniche. Deve essere una persona fisicamente interna all'amministrazione. E deve conoscere la PA digitale, deve capire la PA digitale e capire dove sta andando la PA. E anche in questo il piano triennale è una guida per questo soggetto e per il suo staff che deve aiutarlo a applicarlo. Cosa abbiamo anche? Oltre a questo abbiamo anche un'altra tematica delle competenze imprenditoriali, perché di fatto una delle tematiche che stiamo portando avanti ad AGI con le competenze, le leader è anche tendenzialmente ha uno spirito similmente all'imprenditore, ha degli obiettivi, deve raggiungerli e deve quindi essere capace ad interagire con tutto ciò che è amministrazione, con tutto ciò che è anche il mondo esterno. In questo si inserisce un qualcosa che ancora non abbiamo promosso più di tanto come AGI, ma che esiste da qualche anno, esiste dal 2016, si chiama Entrecomp, che è il framework per la valorizzazione delle competenze in ambito imprenditoriale. Questo modello tendenzialmente è fatto a livello grafico, a livello informativo, lo trovate anche dentro le linee guida di e-leadership, dove definisce quali sono le possibili azioni, quali sono le risorse e le varie opportunità, e suddivide queste tematiche in vari pillar, cioè in vari riferimenti per approfondire eventuale qualificazione formativa. Quindi questo può essere utile per capire, per valutare intanto internamente quali sono le conoscenze, abilità e competenze che ha l'RTD direttamente, ma anche legandole poi con gli altri modelli che abbiamo definito, soprattutto quello sulle competenze, con gli skill diciamo di tipo professionale, capire quali sono anche gli skill e le competenze che devono avere le persone che partecipano all'ufficio, quindi collaborano con questo soggetto, agli adempimenti del piano triennale e soprattutto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Perché, lo ripeto, l'RTD è il leader, è la persona che di fatto ci garantisce questo tipo di attività di valorizzazione. Io a questo punto ho concluso questa tematica. Se vuoi posso fare io questa parte, nelle slide poi trovate il materiale di riferimento, la normativa, i circolari, quindi il link al CAD, il link al piano triennale, alla circolare del 2018, nonché dei link a tutti i vari modelli che abbiamo citato io e i nostri colleghi prima sul tema di competenze digitali. Lascio a Daniele Intravaia, grazie. Avendo seguito fino adesso, volevo fare anche io una domanda: se ci sono delle criticità ricorrenti che avete riscontrato, che vi hanno segnalato i responsabili per la transizione digitale fino ad ora? Allora, sicuramente noi non ci siamo soffermati prima sull'articolo 17 del CAD, che descrive ampiamente la figura e diciamo che descrive un superman o una superwoman, perché effettivamente questa figura dovrebbe essere capace di promuovere un cambiamento, diciamo, epocale per come descritto nella norma. Poi però, quando mi si chiede, come vedo nella chat che ci sono delle domande a questo riguardo, ma quali sono le competenze minime certificate che un RTD deve avere? No, allora vuol dire che forse non ci siamo spiegati bene.
ogni amministrazione deve trovare al suo interno le capacità giuste. È evidente che poi, in molti casi l'RTD è stato nominato in persona di quella figura che prima era il responsabile sistemi informativi, perché non c'è dubbio, e l'ha evidenziato bene Roberto Scano, che l'aspetto della cultura e della competenza e conoscenza del digitale sia un aspetto prevalente o comunque un aspetto che deve essere presente. Io stessa ho svolto il ruolo di direttore generale dei sistemi informativi dell'amministrazione dalla quale provengo, che era Giustizia. Ora, è evidente che senza aver avuto una formazione adeguata, minima almeno, che non ha fatto di me, che venivo da formazione giuridica, un ingegnere elettronico, ma mi ha consentito di capire ciò di cui parlassi e di cui parlassero i miei tecnici, i miei collaboratori, le persone delle società con le quali venivo in contatto per il procurement dell'amministrazione, è evidente che non avrei potuto svolgere quel ruolo. Però poi ogni amministrazione ha le sue caratteristiche. Per esempio, in un'amministrazione come quella della giustizia è assolutamente fondamentale conoscere bene il contesto giuridico e giudiziario. Allora, chi opera nel campo medico non c'è dubbio che potrebbe benissimo svolgere, il ruolo di RTD provenendo dalla cultura medica. Ora, in questo senso, la descrizione della figura, che è presente nelle norme e così è ripresa in qualche modo dalla circolare dello scorso anno, del 1 ottobre, sulla figura dell'RTD, non può essere una fotografia che, vada bene per tutti. Ogni amministrazione dovrebbe essere capace di individuare al proprio interno come dire, figure apicali che sono più in grado di travalicare anche i propri limiti, se posso usare questo termine, gerarchici. E questo la norma un po' lo cerca di risolvere perché prevede che l'RTD debba avere diretto contatto e diretta relazione con il vertice politico. Però è evidente che, prendiamo l'esempio di un'amministrazione ministeriale, se l'RTD è individuato nell'ex direttore generale dei sistemi informativi e quindi appartiene a una certa linea organizzativa, quindi a un certo dipartimento, non avrà facilità di parlare, magari proporre, barra imporre delle scelte tecnologiche e organizzative sui contesti degli altri dipartimenti di quell'organizzazione ministeriale. Quindi questo. Diciamo, parlando di grandi amministrazioni. Parliamo adesso delle piccole o piccolissime amministrazioni. Noi a volte, per rispondere anche al quesito che faceva prima la collega di Formez, ci troviamo di fronte a quesiti della serie, ma noi non abbiamo neanche il dirigente, figuriamoci il dirigente generale, chi possiamo nominare? Possiamo nominare l'esterno? E su questo ha opportunamente già risposto Roberto. No, la figura deve essere una figura interna, ma è evidente che ci dovrà essere una proporzione a seconda della dimensione dell'amministrazione nell'individuazione del ruolo. Certamente la capacità comunicazionale, e io mi permetto di dire più interna che esterna, è fondamentale. Per esempio, è fondamentale appunto questo discorso di sapere uscire dal proprio confine, diciamo così, burocratico, gerarchico, e sapere parlare anche agli altri. E cosa può aiutarci in questo? Può aiutarci la logica del cliente fornitore, se volete, un paradigma non certo nuovo nella cultura della formazione, per il manager pubblico. La capacità di vedere che all'interno delle amministrazioni chiunque di noi in un momento è cliente del collega, della stanza a fianco, dell'altro ufficio, dell'altro servizio, in un altro momento sarà fornitore. E allora tutto questo già dovrebbe portare automaticamente a uno stimolo alla ricerca della qualità. La qualità di quando chiedo qualcosa al mio fornitore, la qualità di quando offro qualcosa mentre io sono fornitore di altri servizi, di altri uffici.
La capacità di dialogare con il livello politico forse è la sfida più grossa e su questo noi, secondo me, a livello, come dire, di governance del digitale, se ancora Agid farà parte di questo contesto e comunque sarà sicuramente un affidamento che faremo sul ministro perché si rifletta su questi argomenti. Forse va rivisto questo discorso perché effettivamente non tutti hanno poi da soli, da RTD per quanto attrezzati, bravi manager pubblici, e bravi leader, eccetera, una capacità addirittura di travalicare quelli che sono i propri ristretti, magari a volte, ambiti di competenza affidati dalle norme, dalle regole interne di quell'amministrazione. Sicuramente ci sono dei punti di forza che potrebbero essere usati come leve. Ad esempio, il dialogo con quelle altre figure specializzate che tutta la recente normativa ha introdotto nelle pubbliche amministrazioni italiane e a volte anche nei contesti privati. Per esempio, il DPO, il Data Protection Officer, cioè chi si occupa di protezione dei dati personali, certo che può essere una figura di continuo riferimento e riscontro per l'RTD. Il responsabile della conservazione documentale, quelle altre figure come anche il responsabile della trasparenza e anticorruzione, perché sono tutte figure che hanno a che fare con un'analisi o la necessità di fare una rianalisi della propria organizzazione. Allora, se tutte queste riescono a fare sistema, all'interno di un'amministrazione sicuramente saranno capaci di provocare cambiamento organizzativo in senso evolutivo. E poi un'altra cosa invece che chiama in causa direttamente Agide, sulla quale vogliamo lavorare, sia con questi incontri, sia con gli strumenti tipo una piattaforma che stiamo allestendo per favorire quello scambio di cui parlavo prima, per esempio lo scambio di buone pratiche, che sarebbe fondamentale per incrementare il riuso di soluzioni che già esistono, che già questo sarebbe un fattore di economicità incredibile. Sarebbe anche un fattore di interoperabilità, perché se tutti usassimo sistemi fondati sui medesimi standard architetturali, sarebbe più facile poi rompere i silos tra i settori diversi di pubblica amministrazione. Ma, e ho perso in questo momento il filo, volevo arrivare al dialogo tra le diverse amministrazioni. Ecco, la rete degli RTD per noi deve riuscire a realizzare questo, la condivisione delle buone pratiche, il cosiddetto benchmark, la possibilità di riusare quello che gli altri hanno già individuato come soluzioni ottimali. Adesso però vorrei vedere, alcuni dei vostri quesiti e, provare anche a rispondere. Glenda, mi vuoi aiutare anche tu? Ecco, sì, queste domande qui. Sì, se devo costruire un ponte mi rivolgo a un ingegnere civile, se ho male a un medico, perché in campo informatico non possiamo rivolgerci a un ingegnere informatico? Ma dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni, proprio questa è la critica che viene mossa. Anche chi abbia introdotto forti iniezioni di informatizzazione, come si diceva fino a qualche anno fa, non è riuscito spesso a raggiungere gli obiettivi. Quali obiettivi? Gli obiettivi di un paese evoluto dove i servizi siano digital by default, come si dice in Europa, cioè pensati già in ottica digitale, per metterci al pari livello con gli altri stati europei più avanzati. Perché si è capito che la sola informatizzazione non potesse bastare. Ci vuole qualcosa di più, ci vuole fare appello alla cultura, anche se volete, io includo anche quella giuridica, anche quella amministrativa, mi permetto di dire anche quella burocratica, nel senso weberiano più nobile del termine, che vuol dire la cultura del servizio pubblico, la cultura dei civil servant. Questa non si può imparare
nei corsi. Ce l'abbiamo nel DNA perché la impariamo quotidianamente nel contatto con i nostri utenti. Io come utenti adesso ho voi, le altre amministrazioni. Una volta avevo gli avvocati, i cittadini, gli stessi giudici erano miei utenti, ma adesso sono le altre amministrazioni. Vi assicuro, è quasi più complesso perché ogni amministrazione ha esigenze diverse, quindi non si può creare un modello certificato unico di RTD. Provo a vedere altre domande. Non mi soffermo su quelle politiche. È un fatto notorio che la costituzione di un nuovo ministero può significare dei cambiamenti nelle nostre competenze. Noi siamo sereni, continuiamo a fare il nostro lavoro e nel frattempo il ministro, come ha detto in più occasioni, soprattutto in audizione al Parlamento, sta valutando giusto la nostra azione. Comune inferiore a 10.000 abitanti, privo di posizioni dirigenziali, le funzioni possono essere affidate a un di uno, non so cosa, responsabile servizio CED e trasporti, non posizione apicale, non posizione organizzativa. Io sinceramente non ho adesso su due piedi una risposta a questo quesito. Ne abbiamo ricevute diverse. È chiaro che ogni amministrazione fa i conti con il proprio organico. Come dicevo, appunto, nei piccoli o piccolissimi comuni non ci sono certo i direttori generali, a volte non ci sono neanche i dirigenti di seconda fascia. Quello che è importante è capire che bisogna non più e solo comprare computer e software, ma andare a guardare a cosa mi servono questi device, questi strumenti tecnologici che compro. Mi servono solo se riesco a migliorare il servizio al cittadino e all'impresa, che sono i miei veri interlocutori finali. Qualche ingegnere informatico nelle posizioni apicali sarebbe utilissimo. Perché non selezionare diversamente le posizioni apicali? Ma molte amministrazioni, le più grandi, hanno delle posizioni apicali per gli ingegneri, per gli informatici, per chi abbia una specializzazione nelle telecomunicazioni e dintorni. Noi vi posso dire, come Agid, stiamo lavorando proprio con Roberto anche alla parte centrale delle nostre linee guida sulle competenze digitali, che descrivono una quantità infinita di professioni possibili per il digitale. Tra l'altro sono descrizioni che vanno bene sia nel contesto privatistico sia in quello pubblicistico. E vorremmo fare una sintesi di alcune di queste figure e nucleare qualcosa che possa essere fruibile per le amministrazioni che debbano andare incontro ai futuri concorsi per reclutare informatici al proprio interno. Una volta c'erano il funzionario e l'assistente informatico, credo che ancora nelle amministrazioni di livello ministeriale si definiscano così, dove il funzionario informatico è qualcosa che suona quasi come un ossimoro, perché il funzionario fa pensare alla scrivania, al lavoro amministrativo, quindi a qualcosa di profondamente diverso dal lavoro di un informatico, di un tecnico esperto in nuove o magari addirittura emergenti tecnologie. Però, ecco, lavorare a questa sintesi è, vi assicuro, una sfida non semplice, perché mentre parlavamo fino a 6 mesi fa dell'importanza di dotare le amministrazioni almeno di data scientist, di esperti in analytics, perché questa è una delle prospettive dell'immediato futuro, nel frattempo, con l'ingresso delle tecnologie emergenti, tutti parlano di intelligenza artificiale, di blockchain, pochi realmente sappiano di che si tratti e pochi hanno ancora potuto fare un percorso di valutazione. Noi come Agid ci siamo coinvolti anche a tavoli europei, per la verità, insieme al MISE e ad altre poche amministrazioni italiane al momento, ma non è facile rispondere a queste domande. La tecnologia sarà sempre più rapida di quello che potranno essere le nostre capacità di definizione di norme e di intervento organizzativo nelle pubbliche amministrazioni, se non diventiamo noi altrettanto capaci di affrontare rapidamente il cambiamento, al quale ci espone anche l'esigenza delle nuove tecnologie. Altre domande?
un comune che ha affidato in-house il servizio ICT alla sua società partecipata può nominare come RTD il direttore di tale società? Ma credo che sia già avvenuto. Io personalmente ritengo che una cosa debba essere il ruolo della società in-house o di eventuali partecipate, per esempio, che offrono servizi di procurement. Ci sono, come dire, le Consip locali, le centrali di acquisto sul territorio che svolgono un ruolo molto importante per tante amministrazioni, soprattutto gli enti locali. Però credo che per come è disegnata questa figura nell'articolo 17 del CAD, si deve trattare di una figura interna all'amministrazione, proprio perché deve avere un ruolo strategico di dialogo con la politica, di dialogo con i massimi vertici dell'organizzazione e deve pretenderlo questo dialogo se non gli viene dato. C'è scritto nella norma, quindi se anche fosse il funzionario del piccolo comune, deve darselo questo coraggio da leone e andare dal capo di gabinetto della segreteria del sindaco, non lo so, faccio un esempio così, forse anche un po' a sproposito, ma per dire che la governance di questa evoluzione deve comunque appartenere a noi, deve essere all'interno delle amministrazioni. Io vado avanti finché Formez non mi ferma, nel senso che provo a rispondere a questi quesiti. Allora, dei comuni abbiamo parlato, vediamo più su. Allora, quello ne ho già parlato. Quali RTD hanno queste caratteristiche? Perché non prevedete una verifica dello stato di fatto? Ma c'è anche un doveroso rispetto nei confronti delle amministrazioni. Poi certo, come diceva il Manzoni, non è detto che chi non abbia il coraggio poi se lo sappia dare, ma ecco, fa parte di questo processo di cambiamento al quale tutti siamo esposti. Io domani devo parlare di fake news per la prima volta all'Internet Governance Forum. Me le sono studiate. La prima volta che ho parlato di blockchain, me le sono dovute studiare le blockchain, perché tutta la formazione informatica di cui mi posso essere dotata non era, scontato che mi permettesse di parlare di blockchain. Lo stesso per l'intelligenza artificiale. Cioè, è una sfida continua. Io non cerco di proporvi il mio personale modello, me ne guarderei bene, ma è fatto di questo il nostro lavoro oggi. Nessuno si può affermare, nessuno si può accontentare delle competenze di cui si è dotato. Dobbiamo sempre metterci in un'ottica di cambiamento continuo. Vediamo se ci sono altri quesiti. Responsabile della conservazione e responsabile del protocollo e dei flussi documentali possono coincidere? Questo potrete chiederlo nel seminario che faremo sulla documentazione digitale prossimamente. È il prossimo, è il prossimo martedì. Quindi su questo lascio ai colleghi più esperti in materia. Però ecco, per esempio, queste sono le altre figure alle quali facevo riferimento prima senza averle enunciate tutte, per esempio anche il responsabile del protocollo. Poi vi dico anche Agid è una piccola amministrazione. Io personalmente sono responsabile della trasparenza e anticorruzione, responsabile del registro del DPO, responsabile del protocollo informatico. Cioè, ognuno di noi deve fare tanti mestieri, però a volte questo può essere anche una comodità, perché riesce ad avere una vista interdisciplinare su tante questioni e si spera riuscire a dare aiuto ai propri colleghi quando ci sono dei problemi. Non so se dalla parte della chat ci siano dei quesiti che magari anche le colleghe di Formez mi vogliano aiutare a evidenziare. Già vedo che è stata data risposta da Stefania Mulas sul fatto che i materiali utilizzati e la registrazione saranno messi a disposizione ed è già stato pubblicato nella chat il link, per questa Sì, disponibilità. Daniela, le domande sono riportate nella colonna delle domande, quelle che hanno fatte. Molti sono dei commenti, ma vi forniremo dopo la chat e quindi potrete anche mantenere memoria dei commenti che vengono fatti.
Ecco, posso aggiungere un'altra cosa riguardo alla, come dire, stabilizzazione in qualche modo della figura? Ad avere, scusate, non so perché si era scollegato. No, no, adesso è selezione cuffia. Ok, ora mi sentite? Non so se sia andato in stand-by o cosa. Comunque, spero di essere nuovamente collegata. Come vi dicevo, con le prossime iniziative che attiveremo insieme a CRUI, noi contiamo anche di redigere in qualche modo, abbozzare. E magari con i vostri contributi, perché ormai tutto si fa cercando di aprire e aprirsi alla consultazione, e potremo mettere in condivisione queste nostre idee su quella piattaforma di comunicazione per gli RTD che stiamo allestendo. E pensiamo di creare una sorta di modello formativo di livello accademico che poi verrà offerto alle varie università dalla conferenza dei rettori italiani e che naturalmente le università saranno libere di adottare o meno, però sicuramente potrà fornire, potrà essere di ispirazione per quelle università che ancora non abbiano presentato un'offerta formativa. Poi vi devo dire che già ce ne sono molte di iniziative, sia della SNA, sia appunto delle singole università italiane, pubbliche come private. E a voi anche la possibilità di selezionare in base alle durate, ai costi, a volte alla specifica offerta di argomenti, di tematiche che vi vengono affrontate, quelle iniziative che vi sembrano più adatte per la vostra amministrazione, per le vostre esigenze. Viene chiesto se nei futuri incontri della conferenza saranno coinvolti anche gli RTD delle agenzie regionali strategiche. Ma noi sicuramente stiamo facendo molta leva riguardo al nostro rapporto col territorio con le regioni. E di solito le regioni, quelle più sensibili, vi devo dire, hanno già attivato molti confronti, molti incontri, molte chiamate alle armi, se volete, di altre amministrazioni del territorio. Per esempio, in Veneto è proprio attiva in questi giorni un'iniziativa per gli RTD dei comuni, attivata, azionata dalla Regione Veneto. Ecco, questo è un modello che vedo si sta ripetendo in altre regioni italiane e mi sembra un modello molto funzionale. Io non lo so se l'AGID riuscirà ad arrivare anche a convocare, incontrare anche in presenza le aziende regionali strategiche, però sicuramente almeno fare corpo a livello territoriale con la propria capofila, quindi in questo caso la regione, potrebbe essere utile. Perché, scusate, banalissimo dirlo, ovviamente uniti si può vincere meglio. Vado di nuovo alla chat. Qualcuno cita la reingegnerizzazione dei processi come prerequisito indispensabile della transizione al digitale, ma questo vi devo dire per noi è un leitmotiv, specialmente con l'ultimo direttore generale Alvaro, è stato un suo cavallo di battaglia. Prima reingegnerizzare i processi, poi digitalizzare, perché anche i principi come digital first vanno comunque interpretati e applicati. Ora, se noi facessimo un digital first nel senso di prendere e tradurre in informatico quello che per ora è un procedimento organizzativo analogico, quindi con tutta una serie di passaggi tra persone, passaggi di carte, passaggi documentali, non faremmo probabilmente una realizzazione di un buon servizio digitale, ma
continueremmo a replicare quei colli di bottiglia, quei tempi di attraversamento lunghi che ci sono nei processi di tipo analogico. Quindi sicuramente anche dal punto di vista di Agid è assolutamente un prerequisito quello di almeno fare una preanalisi organizzativa dei propri servizi come sono strutturati oggi, se ancora non sono digitali, e solo dopo avere tagliato il più possibile di questi tempi morti, tempi di attraversamento e passaggi di carte che non sono resi non più necessari dai meccanismi e dagli strumenti del digitale, allora solo si potrà tradurre il servizio in qualcosa di veramente innovativo e utile per i nostri interlocutori finali. Come si chiama l'iniziativa del Veneto? Non lo so, ma se scandagliate il sito della regione, comunque è rivolta agli RTD dei comuni. Altro? Mi aiutate a individuare eventuali altri quesiti che magari non vedo io subito? Come? Patrizia, mi aiuti con qualche quesito? Se abbiamo ancora. No, vedo che Io siamo credo di per chiudere. averteli riportati tutti, dovresti aver risposto più o meno a tutti, quindi. Io ho pescato anche dalla chat, Eh quindi sì, vediamo se infatti. addirittura sono andata oltre, Infatti, spero. E infatti. comunque noi siamo a disposizione come Agid, le nostre mail sono quelle standard, cognome, chiocciolaagid.gov.it. E come dici? Pagina successiva, andiamo a mostrarvele. Così, ecco, qui ci sono anche le nostre mail. Non scriveteci in 5.000 tutti insieme, ma oggi vedo che siete 212 partecipanti al momento. Io personalmente vi ringrazio tutti e rinnovo il ringraziamento a Formez anche da parte di tutti i colleghi di Agid e ci vediamo nelle prossime iniziative. Allora, grazie mille Daniela, grazie mille a tutti i relatori, a Glenda, a Rosa Maria, a Stelio, a Roberto. È stato veramente utile, interessante e ricco di spunti che appunto credo saranno utili prima di tutto anche ad Agid. Io vi ricordo che il prossimo appuntamento è per martedì 5 novembre, sempre alle 15 del pomeriggio. Vi ho mandato il link della pagina di Eventi PA, analoga a quella che avete utilizzato per iscrivervi a questo evento, che vi dice appunto quale sarà il prossimo, il documento informatico. Aspettiamo le vostre iscrizioni e potrete appunto avere la registrazione di questo webinar per chi non ha sentito bene, per chi è entrato tardi, sempre sulla pagina di Eventi PA, che è il vostro riferimento, dove trovate tutto, le slide, i materiali e la registrazione. Grazie mille e a martedì prossimo. Grazie Dante.